Produrre un litro di latte in Italia arriva a costare in molti casi anche 40 centesimi di euro, ma gli allevatori ne vengono pagati solo 29. Se il prezzo del latte continua ad agitare gli animi e a generare malcontenti, il presidente nazionale della CIA, Dino Scanavino, già bolla come inaccettabile la proposta di contratto che Lactalis ha avanzato alle organizzazioni professionali agricole in Lombardia. Ha rincarato la dose il presidente regionale della CIA Piemonte, Lodovico Actis Perinetto. Da noi l'aumento previsto in Lombardia, dichiarato, sarebbe in gran parte vanificato a causa della diversità dei premi e delle penalizzazioni previste dalle tabelle parametriche utilizzate nelle due regioni per fasce di produzione e per il pagamento della qualità. Chiediamo dunque un aumento immediato del prezzo medio del latte piemontese a 35 centesimi per arrivare a 38 centesimi a dicembre. Oltre 1 miliardo di euro. Sono questi i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea per trasformare l'agricoltura calabrese, favorendo un'evoluzione che sappia coniugare tradizione e cultura 2.0. Se il disegno è virtuoso, il rischio è uno solo: ottenere finanziamenti a pioggia, utili nell'immediato, ma non efficaci sul lungo periodo in un'ottica di evoluzione sistemica. Sulla questione interviene Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria. Noi abbiamo definito un programma per la utilizzazione di queste risorse di oltre 1 miliardo e 100 milioni di euro nei prossimi anni, per far esprimere pienamente le potenzialità dell'agricoltura calabrese, anzi direi del sistema agroalimentare calabrese. Un altro importante punto all'ordine del giorno è l'investimento sulla risorsa umana. A tale fine la Regione ha deciso di stanziare 70 milioni di euro per favorire il coinvolgimento delle giovani generazioni nella gestione del patrimonio agricolo. Intanto c'è un dato che non può essere non rilevato, che nel corso degli ultimi anni c'è una rinnovata attenzione da parte dei giovani al settore agroalimentare. Le iscrizioni alle facoltà di agraria, agli istituti agrari sono indicatori. Sono aumentate notevolmente nel corso di questi ultimi anni e naturalmente questa domanda deve avere attenzione, deve essere accolta e deve essere messa nelle condizioni di potersi dispiegare, perché è chiaro che un giovane che intraprende un'attività in agricoltura deve avere gli strumenti per poter realizzarla. È praticamente raddoppiata rispetto all'unità d'Italia la superficie coperta da boschi, che oggi interessano oltre 10,9 milioni di ettari, un terzo del territorio nazionale, con una stima di 12 miliardi di alberi presenti. L'Italia, sottolinea Coldiretti, non è mai stata così ricca di boschi, ma a differenza del passato si tratta di aree senza alcun controllo e del tutto impenetrabili ai necessari interventi di manutenzione e difesa, il che mette a rischio la vita delle popolazioni locali per degrado ed incendi.